Io direi di iniziare. Tocca a me il compito di aprire questa conferenza stampa. Il mio sarà un intervento davvero questa volta breve e sintetico, perché sugli aspetti più tecnici della vicenda è giusto che parli sia Simona Pigiotta, che ha seguito in modo dettagliato ed è già intervenuta più volte sull'argomento, che il presidente della cooperativa Stess, l'imprenditore Abruzzo Francesco, che è qui alla mia destra. Io faccio quindi questa breve apertura e introduzione con una sola premessa, che è la seguente: non so se deluderò qualcuno, ma questa conferenza stampa non ha nulla a che vedere con le ultimissime polemiche che sono nate in sorte sulla base della dichiarazione che il sindaco di Siracusa ha fatto durante i lavori della ultima direzione provinciale del partito, quando ha affermato che a suo avviso ci sono rapporti di taluni con la criminalità organizzata. Questa conferenza stampa nasce in modo assolutamente autonomo, alle sue dinamiche, ai suoi tempi, non intercetta e non è nessuna risposta a quello che ci aspettiamo che il sindaco Garozzo dica sia alle commissioni, alla Commissione regionale antimafia nei prossimi giorni, ma anche, immagino, spero, mi auguro e ci auguriamo, alla Procura della Repubblica. In merito non posso che rapidissimamente ribadire quanto ha già detto il Partito Democratico, a partire dal suo segretario provinciale. Io stesso in alcune occasioni ho tenuto a ribadire quelle dichiarazioni: sono gravi, sono pesanti, sono inquietanti, e di fronte a temi che riguardano la trasparenza e la legalità, io e noi, mi permetto di dire anche a nome di Simona, che in questi due anni e mezzo, tre anni, ci siamo caratterizzati in particolar modo proprio sul terreno della lotta al malaffare, alla corruzione, all'illegalità, non possiamo che essere sensibilissimi e attenti a questioni di questo genere. Quindi ci auguriamo che non si sia trattato di un momento di nervosismo e che invece il sindaco davvero abbia elementi concreti di questa natura, quando ne uscirà fuori, se sono cose serie, probanti, concrete, come ho avuto modo di dire, sono pronto ad accompagnarlo in procura. Nel caso in cui invece malauguratamente non dovessero essere né serie, né vere, né corrispondenti ai fatti, dovrà chiedere scusa e dovrà dare conto e ragione alla comunità, al partito e a tutti noi. Ma chiudo questa parentesi, avremo tempo e modo nei prossimi giorni di parlare e di capire in modo più approfondito della vicenda. Abbiamo iniziato. Abbiamo aspettato, se mi mandavi un messaggio avremmo aspettato anche te. Ma siamo solo alla premessa. Quindi, premesso questo, che mi sembrava giusto e dovrò, ripeto, non so se deluderò qualcuno che pensava chissà quale risposta, quale cosa. C'è solo una pura coincidenza di tempi, ma per il resto ci muoviamo su percorsi assolutamente autonomi. Su quello, dopo che avremo informazioni, ripeto, avrò e avremo modo di parlarne abbondantemente con idee e con iniziative che saranno assunte. Detto questo, due considerazioni soltanto e poi do la parola agli altri. La prima, a mio avviso, è quella fondamentale ed è di ordine politico. Se ripercorriamo gli appalti e le gare promosse dal Comune di Siracusa in questi anni, non bisogna essere particolarmente arguti né dei grandi osservatori per notare che sono quasi tutti in qualche modo interessati da impugnative,
da ricorsi o peggio da indagini della magistratura. Mi riferisco in particolar modo ai rifiuti, al servizio idrico, agli asili nido e potrei continuare con questo triste elenco. Mi viene da dire che forse invece di inseguire chissà quali complotti di poteri forti alle spalle dell'amministrazione comunale, invece forse è il caso di interrogarsi se si tratta di un sistema malato, perché quando più appalti, quando più servizi sono così interessati, forse non è un fatto individuale, non è un fatto specifico, se si tratta appunto, dicevo, di un sistema malato o di eccessiva superficialità nella gestione della cosa pubblica, oppure, come io amo dire, se quella famosa asticella della legalità a cui tante volte ho fatto riferimento si è eccessivamente abbassata. Dico questo non con compiacimento, guardate, ma con forte preoccupazione e con grande inquietudine. Non fa piacere a nessuno, a partire da quelli che siamo da questa parte del tavolo, a chi ama davvero Siracusa, a chi milita nel PD e nel centro-sinistra, vedere la nostra città e parte della sua classe dirigente sulle pagine locali, regionali e ahimè ormai anche quelle nazionali come la città più indagata d'Italia. Anche per questo la maggioranza del PD, in verità inizialmente la direzione provinciale del PD, aveva chiesto un nuovo governo della città. Non per sostituirsi alla magistratura, lo ribadisco per l'ennesima volta, a cui ribadisco va il mio pieno e convinto sostegno, ma per rimettersi in sintonia con l'opinione pubblica e con i cittadini, per lanciare un chiaro e inequivocabile segnale di consapevolezza della gravità della situazione. Ricordo che stiamo parlando di una fase pre-estiva in cui l'amministrazione comunale, funzionari, consiglieri, imprenditori e soggetti vari sono stati investiti da una serie di provvedimenti della magistratura, prima di indagine, di apertura di fascicolo di indagine e poi di richiesta di rinvio di conclusione di indagine con richiesta di rinvio a giudizio. Quindi rimettersi alla testa di un vero processo di legalità e di trasparenza. Questa era la volontà della direzione provinciale del partito quando aveva assunto quell'orientamento unitario verso un nuovo governo della città. Purtroppo è stato intrapreso dal sindaco un altro percorso che voi conoscete perfettamente e se ne assume politicamente ovviamente tutte le responsabilità. In secondo luogo, entro poco nel merito della specifica conferenza stampa di oggi. Noi non stiamo a perorare oggi la causa della cooperativa stessa di cui il Presidente è qui alla mia destra, ma il loro diritto alla partecipazione alla gara, il diritto e facoltà che gli è stato a loro, così come ad altre imprese cooperative, di fatto negato. Stiamo a sostenere sicuramente il coraggio che comunque hanno avuto di denunziare gravi irregolarità e tentativi di malaffare. Il presidente della cooperativa qui presente ha presentato alla Procura della Repubblica di Siracusa un dettagliato esposto nel mese di agosto del 2015 in cui denuncia la gestione di quell'appalto, i tentativi, una serie di rete di pressioni di malaffare con funzionari e dirigenti del comune di Siracusa, non di Torino, di Siracusa. Con particolare appalto di cosa? Segnaletica. Lavori pubblici, segnaletica orizzontale, verticale, gestione di manutenzione della strada, semafori e quant'altro. Nella denuncia di oltre un anno fa. Allora, servizi, ve lo dico per l'esattezza, servizi di manutenzione, impianti elettrici e telefonici, segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, reperibilità per conto intervento,
riqualificazione sede stradale, manutenzione e pulizia di caditoie e chiusure. Perfetto. Abruzzo Francesco. No, quindi parliamo di un esposto presentato, ripeto, nel 2015 e siamo qui a sostenere che il fascicolo aperto ovviamente dalla magistratura trovi presto completamento e chiusura. Credo che sia una richiesta assolutamente legittima. Certo, sta alla magistratura accertare la realtà dei fatti ed eventuali responsabilità penali, ma non si può sottacere, e siamo qui a non farlo, la gravità delle accuse mosse e presentate alla Procura della Repubblica. Qualcuno chiederà e si chiederà: ma perché voi? Perché chi fa il consigliere comunale o chi fa il parlamentare in questa città, in questo territorio, io credo che abbia il diritto, aggiungo, il dovere di dare spazio e di dare voce a chi ha il coraggio di denunziare delle malefatte. Poi naturalmente c'è la responsabilità penale che verrà accertata. Siamo qui a prendere atto che alcuni errori gravi nella procedura dell'aggiudicazione dell'appalto, di cui vi ho già parlato, non hanno solo impedito la partecipazione della stessa a quella banda, ma inibito la possibilità per altre imprese e cooperative di poterlo fare. Gli aspetti più tecnici saranno esplicitati e chiariti sia dal Presidente che da Simone. E siccome mi ero impegnato ad essere breve, mi avvio rapidamente a concludere. In buona sostanza, so che non ci siete abituati, so che non ci siete abituati, ma questa volta mi sorprenderò con effetti speciali. No, sto bene, non ti preoccupare. Ah, tu stai male. No, questa volta mi sorprenderò con effetti speciali. E mi dice, c'era l'acqua, ma che finisce? Ah, mi ha fatto scompare. No, non ne vuoi, vero? In buona sostanza, con questa gara si sono raggiunti, diciamo, lo dico sarcasticamente, ironicamente, almeno tre grandi obiettivi, fra virgolette, negativi. Mi hanno messo una linea all'angolo. Il primo è quello di aver di fatto negato con alcuni. Diciamo così, con alcune operazioni che vi saranno spiegate, di aver negato di fatto, come dicevo, alla stessa, alla cooperativa che per la cronaca svolgeva queste attività e questi servizi per il comune già dal 1999. Questo è un gruppo di lavoratori che proviene dai lavori di pubblica utilità, dall'azienda metalmeccanica, degli appalti telefonici, prima ETS e poi ITEL. C'è una lunga storia sindacale, politica, di lavoro, di impegno e quant'altro. Quindi loro si sono trasformati in cooperativa e gestivano questi servizi già dal 1999 per il comune di Siracusa. Quindi aver impedito, ripeto, di fatto alla stessa e alle altre imprese di partecipare alla gara. Questo è il primo grande obiettivo, quindi negando un diritto. Il secondo, di avere ridotto il lavoro da 26 unità a soli 12. Cioè, per lunghi anni questo servizio la cooperativa stessa lo ha garantito al comune, impegnando fra soci e lavoratori dipendenti numero 26 persone che hanno lavorato e hanno vissuto con questo tipo di lavoro. La impresa nuova che è subentrata ha ritenuto invece di assumere solo 12. E lo voglio dire, guardate, che questa decisione che è stata assunta non è un atto di cattiveria o di pura cattiveria, perché in qualche modo è giustificata. Non sono giustificate le persone che sono state assunte con criteri che selettivi, che sono misteriosi e che chiediamo di conoscere, perché uno e non l'altro, sulla base di quale parametro professionale e così via. Però, ripeto, in linea generale non è una decisione del tutto ingiustificata, perché vedete c'è stata una graduale ma forte riduzione del budget di questi servizi. Si è passati infatti da 1.050.000 euro
del 2011 che gestiva questa cooperativa per quei lavori di cui abbiamo detto, per quei servizi, a 845 milioni nel 2015 ad una gara infine che è stata affidata con poco più di 500 mila euro. A chi è stata affidata? A un'impresa che si chiama esattamente? Sinon. Sì. Come? Sinon. Ve lo spiegherò io poi con calma. Il terzo obiettivo, e finisco, si fa per dire obiettivo, è quello di avere, perché poi tutte queste cose hanno aspetti penali, aspetti civili e così via, ma c'è un tema, due, uno è quello del lavoro, perché si è ridotto il lavoro, abbiamo ridotto di più del 50% il lavoro, e in una realtà come la nostra, in cui un posto di lavoro è oro, in ogni caso non si può far finta di nulla un'operazione di questo genere. Ma c'è un'altra cosa, se è possibile, ancora più importante, che è il bene comune, perché si è sostanzialmente scaricato e abbassato la qualità e la quantità del lavoro, perché se si arriva a un servizio di 500.000 euro, evidentemente si stanno tagliando, si stanno riducendo non solo l'occupazione, ma anche la quantità e la qualità dei servizi che vengono fatti. Sono state ridotte infatti le squadre di più del 50%, è scomparso il gruppo di reperibilità che veniva gestito prima, H24, per i lavori di pronto intervento, che poteva essere la buca della strada pericolosa, oppure la lampadina che si fulminava e così via, cornicione, lavori davvero piccoli ma di grande emergenza per la salute e per la sicurezza dei cittadini, scaricando di fatto sulla collettività e sulla qualità dei servizi scelte economiche e politiche quantomeno discutibili. Siamo sempre nella logica che bisogna ridurre i costi, ci sono meno risorse, ma poi bisogna scegliere cosa tagliare e cosa no, tagliare sulle politiche sociali, sui diritti delle persone, come in questo caso della cittadinanza, non mi pare essere una scelta oculata. Concludo davvero quindi, e faccio contento, non ti sentire male, stai tranquillo, riaffermando un principio che ritengo essere fondamentale. Io rimango un convinto assertore che anche a Siracusa deve tornare il primato della politica. Mi si dice e si dice basta con tutte queste cose di ordine tecnico, di ordine giuridico, di denunce e quant'altro. Torni a primeggiare la politica, il confronto, la diretta. Io lo dico senza ironia, io sono convinto, che rimango davvero un convinto assertore di questo, della buona politica, di quella che lavora per operare nel bene collettivo e nel giusto. Quella buona e sana politica che quando ci si accorge di un errore, di irregolarità, di procedure non corrette e irregolari, non si evocano complotti, ma si ha il coraggio di intervenire e di correggere, altrimenti poi non ci si può scandalizzare se interviene e pesantemente la magistratura o se si fanno conferenze stampe o denunce alla procura della Repubblica. Quando si ledono diritti, quando si commettono errori e quando non si correggono e non si interviene direttamente. Quindi per l'ennesima volta è quel che tentiamo di fare oggi. Questo è il senso di questa conferenza stampa, non altro. Come vedete ho mantenuto l'impegno, mi fermo qui e do la parola al presidente della cooperativa che abbiamo ospitato. No, vai, sono tranquillo. Solo per capire, è uno degli imprenditori di cui si è fatto. No. Ora lo dice lui. Lo dice lui, tranquillamente. Dando lui il presidente della cooperativa stessa che ha gestito questo. Sicuramente lui è uno di quelli che abbiamo fatto. Che altri... Siccome in passato ne hanno date le ultime. Abbiamo parlato di uno che ha presentato, ha detto poco fa. All'agosto in risposta alla parola. Appuntamento quando lui è uno di quelli che ha denunciato, okay, le chiaro. Trascrizioni che ho riportato io non appartengono a me. No, quello si è capito come era quello. Prego. Vai.
Allora, io sono Abruzzo Francesco e rappresento la società cooperativa stessa, di cui ci sono 10 soci che sono rimasti, perché all'inizio erano 17. La stessa è stata formata dal 50% di XLSU e il 50% di ulteriori lavoratori che abbiamo nel corso degli anni, a seconda dei lavori che avevamo, intrapreso. Quando fu creata la cooperativa, il Comune di Siracusa ha risolto il problema delle LSU, perché altrimenti saremmo stati dipendenti, come lo sono oggi, sia la Sofis e da altre che sono le dipendenze, e avevamo gli stessi diritti. Nell'anno 2000, a marzo del 2015, cioè scusi, dal 2000 al 2015, la stessa ha lavorato per il Comune. Negli ultimi anni, soprattutto la nuova amministrazione, la stessa è stata costretta a lavorare con prodotti continui e breve respiro. Cioè, breve respiro significa un mese, due mesi, tre mesi, cioè non avendo nessuna possibilità di altro. In pratica ci hanno fatto una forte riduzione economica, con l'obbligo di non abbandonare i servizi pur non essendo vantaggioso, ed essendo servizi di pubblica utilità non potevamo abbandonarli per nessun motivo, con arbitrarie riduzioni economiche, costantemente sotto ricatto rispetto al rinnovo delle proroghe e al pagamento delle fatture, perché le proroghe venivano fatte la mattina per l'indomani mattina. Cioè, nell'arco del giro di 24 ore si doveva accettare immediatamente per non abbandonare i servizi. Io, per mantenere i dipendenti, le loro famiglie, i loro bambini, sono stato costretto a pagare stipendi, contributi e tangenti, anche attingendo all'IVA, che avrei dovuto versare allo Stato. Scusi, no, prego. Hai sentito bene? Lei cosa ha detto? Invece di versare l'IVA pagava i... Sì. In base, ha pagato gli stipendi, perché siccome la riduzione dell'amministrazione è stata tale che mi ha costretto a prendere i soldi dell'IVA per poter pagare gli stipendi per le famiglie, i figli, e per poterli fare mangiare. Sono stato messo innanzi al vivo, o pagare le tangenti a questi amministratori, o ottenere il pagamento delle fatture per pagare i lavoratori, o vedere non morire di fame nel di sei persone. Cioè, che significa? O facevo uno, o facevo l'altro. Siccome la speranza nostra, e poi Simone dirà quelle che erano le cose, era quella di non... era quella che la gara... Le ha detto pagare tangenti, sì, non ci farei perdere il filo. No, perché... alla fine poi chiedi tutto quello che vuoi. Non è abituato a fare una conferenza. No, hai ragione, lei capisci, sta facendo delle affermazioni molto esatto, ma sono scritte, e ti darai il filo. Lui ha fatto alla procura della Repubblica. Ma non metto in dubbio, però... Già sono state fatte. Assolutamente, non metto in dubbio. Dopo essere stati svenuti come limoni per anni, non avendo più come pagare questi signori, abbiamo deciso di denunziare. Appena ciò si è venuto a sapere, siamo stati messi alla porta, neanche ci salutano mai. Deciso, io ho dovuto non solo pagare il denaro da gente, fare regalie varie, ma ho dovuto assumere personale che altrimenti non avrei mai assunto, e che anche oggi con la nuova società, guarda caso, lavora in quanto figli d'arte. Non c'è bisogno, io lo spiego perché già stavo detto. I soci originali, sì, avendo denunciato, sono a casa e gli altri, e i figli d'arte sono al lavoro. Capisco i tempi della giustizia, ma ho grande fiducia nel procuratore capo della Repubblica, dottor Giordano, e nel pool formato dai musici ministero, dottor Di Mauro e dottor Longo, affinché si faccia chiarezza subito e si restituisca dignità a chi ha speso la propria vita lavorando onestamente. La nostra colpa è di aver subito un sistema che ci ha costretti, usati, svenuto e ora distrutto. Grazie. Lei cosa ci aspetta? Io, alla fine, Gregorio. Vi chiedo solo la gentilezza, siccome l'abbiamo organizzata in modo tale che completiamo il mosaico delle informazioni. Potreste fare domande a cui ora rispondo io. Quindi, ora facciamo finire a Simona, poi se ci sono delle cose
e che meritano di essere attenzionate ulteriormente. Vai Simone. Allora, io voi eravate presenti all'ultima conferenza stampa, perché sapete che nella scorsa conferenza stampa la sottoscritta aveva già fornito trascrizioni di delle confessioni di alcuni imprenditori che confessavano di essere stati taglieggiati, di essere stati costretti a pagare tangenti mensili. Io le tangenti non le chiamo come le chiama Pippo, Pippo le chiama forti irregolarità, io le chiamo tangenti. Lui è sempre più diplomatico. Pagamenti sotto forma di assunzioni a figli di dirigenti, figli di amanti, ma questo ne avevamo già parlato la scorsa conferenza stampa. Regalie. E siccome io quando parlo non annuncio dossier fantasiosi, io quando parlo, ancora per fortuna una denuncia per diffamazione o calunnia in porto non c'è mai andata contro la Princiotta, per cui evidentemente la Princiotta quando parla e quando annuncia e quando fotocopia e mette allegati sa cosa dice. Dal giorno della conferenza stampa avete notato, no, che il nostro sindaco, nonostante si parli di dirigenti fiduciosamente prorogati da lui, non ha mai spostato un solo funzionario, un solo dirigente. Non si hanno notizie di indagini interne, di commissioni di inchiesta, di provvedimenti disciplinari, nulla di nulla. Al comune di Siracusa va tutto benissimo. 30 avvisi di conclusione indagini, 40, 50, 10, ognuno al suo posto. Il sindaco non ha nessuna intenzione di quantomeno indagare sull'accaduto, non dire dare ragione alla Princiotta che non lo farebbe manco sotto tortura, ma quantomeno farsi lui un'idea. A pagare, ognuno rimane al suo posto, a pagare rimangono gli imprenditori taglieggiati e i cittadini che pagano le tasse più alte d'Italia per avere servizi che considerare mediocri in questo momento a Siracusa è di poco. Per tornare al tema della conferenza stampa, possiamo dire che il signore al mio fianco e come lui gli altri soci della cooperativa, dopo essere stati spremuti come limoni, distrutti e vessati e dopo aver denunciato, gli è stato persino impedito di tutelare il proprio posto di lavoro. Adesso vi spiego anche perché parlo di impedire di tutelare il proprio posto di lavoro. È stato pubblicato un bando di gara. È stato pubblicato un bando di gara, il requisito preliminare che è elencato nel disciplinare di gara che io vi ho allegato, il presupposto, recita così: non si procederà, e vi credo di fare attenzione perché questo è il nodo dell'aggiudicazione di questo appalto, non si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, perché la gara si svolgeva con più buste, un'offerta tecnica e un'economica, non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica se la valutazione della proposta tecnica e dunque della busta tecnica che veniva aperta per prima non abbia totalizzato un punteggio minimo di 40 punti. Lo dice il comma 2 all'articolo 83 del comma 2 del codice dei contratti. In concreto cos'è accaduto? Che ogni azienda ha fatto un'autovalutazione e chi ha ritenuto di non avere 40 punti per poter superare la prima fase non ha partecipato. La STES, nonostante lavorava già da tanti anni, visto le richieste del bando, che io non metto in discussione perché ogni comune può decidere di incrementare il servizio, di aumentare il livello di... La STES, che pensava di non riuscire a superare i 33 punti, non ha partecipato. Perché pensa di non riuscire a superare la prima fase. Ma come la STES, tantissime, tutte le aziende d'Italia, perché di fatto abbiamo avuto una sola concorrente, una sola ditta ha partecipato a questo bando. Quanto sopra, non avrebbe avuto alcunché di scandaloso se l'unica partecipante però avesse ottenuto l'assegnazione dell'appalto con 40 punti. In realtà, se leggete il verbale di gara del 6 marzo del 2015 che io allego al mio comunicato, si evince quanto segue, virgolettato, così non andiamo oltre. In data odierna si è conclusa la disamina dell'offerta tecnica presentata dall'unica concorrente che si chiama Siram S.P.A. con l'attribuzione di 23 punti. A questo punto, essendo i 23 punti e non 40, la gara per me doveva essere interrotta e annullata, non si doveva procedere all'apertura della busta sull'offerta economica.
invece si è proceduto tranquillamente all'assegnazione. In concreto, il Comune di Siracusa ha affidato alla Siram, unica partecipante, un appalto di circa 2 milioni di euro, sono oltre 2 milioni di euro, con soli 23 punti. 2008 in 4 anni. Senza che la società, e vi prego di fare attenzione, aggiudicatrice, disponesse di una sede operativa adeguata come prescritto dall'articolo 25 del capitolato, prova ne è che il Comune, piuttosto che escluderla dalla gara, perché questa carenza era un requisito essenziale, gli ha fornito una sede operativa presso il parcheggio comunale di via Von Platen, nonché un centro operativo addirittura presso il palazzo Vermezzo in piazza Duomo. Mi dicono che i signori che sono stati assunti, che hanno avuto la fortuna di essere assunti, nel contratto si sono ritrovati come sede a Piazza Duomo. Vi immaginate se tutte le ditte che lavorano per il Comune si trasferissero come sede a Piazza Duomo, no? Cosa sarebbe? Cosa diventerebbe il nostro Comune? Ad oggi non sono riuscita a reperire alcun documento registrato che dimostri come questi signori pagano l'affitto dei locali, sia di Von Platen che di Piazza Duomo. Di contro però so per certo che le prime assunzioni fatte sono state sempre quelle della figlia dell'ingegnere Borgione, del figlio dell'amica dell'ingegnere Borgione, circostanza che Borgione può continuare a negare, ma purtroppo per lui i suddetti fatti sono ampiamente documentati, come sempre quello che io dico. Ma il circo della mala gestione dell'amministrazione Garozzo non si è limitato a quanto io ho detto fino adesso, c'è di più. Successivamente all'aggiudicazione della Siram, il Comune ha continuato a prorogare e dunque a pagare la convenzione alla stessa, poiché la Siram non era in condizione di svolgere il servizio dal parto per le forti carenze strutturali, non aveva ancora l'attrezzatura, non aveva i mezzi, per cui c'è stato un momento che, grazie a quei famosi 23 punti, la stessa ha continuato a lavorare nonostante l'appalto era stato aggiudicato all'unica partecipante. Anche perché la stessa non si era neanche resa conto che c'era stata l'aggiudicazione, perché quella delibera in realtà non è mai stata pubblicata nel sito del Comune, ma noi a questo ci siamo abituati, no? Mi pare che abbiamo 400 delibere circa in un anno che non sono state pubblicate per ammissione dello stesso dirigente. Dunque la stessa da un lato è stata di fatto impedita di partecipare al nuovo bando perché non aveva il punteggio idoneo, però dall'altra parte si continuava a renderla, diciamo, pronta all'uso, no? Ad essere idonea a continuare a lavorare. A leggere il disciplina di gara non si può non soffermarsi alla clausola sociale, l'1.9, che dice, che recita: la ditta aggiudicataria deve assumere in via prioritaria i lavoratori impegnati nel precedente appalto, seguitemi, a condizione che il numero e la qualifica siano armonizzabili con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dei servizi. Chiaramente, quelli più armonizzabili, per usare letteralmente il lessico dei tecnici dell'amministrazione, non sono stati i soci fondatori, ex LSU della stessa, che hanno avuto l'ardire di denunciare il malaffare, ma sono stati i figli e i parenti dei soggetti filogovernativi, che in realtà si ritrovano oggi con un posto di lavoro. Loro sono stati considerati armonizzabili. Dunque non sono stati applicati i criteri di anzianità, di esperienza, di... non conosciamo i criteri. Noi diciamo che l'unico criterio che si vince è quello dei figli d'arte. Allora, visto quello che vi ho illustrato per quanto riguarda l'appalto e chi vuole un supplemento di documenti in questa carpetta c'è tutto, la conclusione di questa conferenza stampa è quella di chiedere l'immediato annullamento in autotutela dell'aggiudicazione avvenuta in favore della Siram e che si proceda ad un nuovo bando trasparente che offra la possibilità all'imprenditoria locale di poter lavorare, perché a Siracusa non può continuare a passare il messaggio che chi denuncia viene penalizzato con la perdita del posto di lavoro. Questo è un messaggio che non può continuare a passare. Io, prima di concludere, due cose ci tengo a dire. Una, sapete, indipendentemente dai tempi della giustizia, indipendentemente da come queste procedure andranno a finire, da quali condanne ci saranno, se ci saranno, che processi giudiziari ci sono in corso, io voglio rivolgere il mio attestato di stima all'imprenditore che mi siede accanto e a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di denunciare,
facendo oggi lui con grande superiorità, non sta facendo nomi, cognomi, non è sceso nei dettagli, sono tutte cose che io conosco, per cui intanto la mia solidarietà e la mia stima e il mio rispetto, indipendentemente dal risultato giudiziario che ci sarà, va a chi ha avuto il coraggio di farlo. Lo hanno fatto fra 10 anni, l'hanno fatto dopo 10 anni, dopo 15 anni, non hanno avuto il coraggio di farlo prima, come dice lui ha dovuto scegliere se farsi vessare o continuare a dare da mangiare alle famiglie che lavoravano per lui. Io so che oggi l'hanno fatto. La seconda cosa è una parentesi che apro e chiudo rapidamente, che è quella, io adesso vi distribuirò la documentazione allegata alla mia dichiarazione, se qualcuno dei presenti mi vuole usare la cortesia, perché tanto qua c'è più di qualcuno vicinissimo al mio sindaco, di fargliene avere una copia, così potrà rispondere alla mia richiesta, perché lui è sempre quello che non sa nulla, no? Che non può seguire tutto, e magari poi lo potremmo aiutare, perché questa documentazione probabilmente gli potrà servire con l'audizione che ha con la commissione antimafia, perché queste sono le cose, queste e tutte le altre che io ho denunciato sono le cose che vanno portate alla commissione antimafia, perché di fascicoli, lui è il regista dei dossier, dei fascicoli, il dossier che fece contro di me, che fecero con le per il PD, sì, poi fu una bolla di sapone, no? E allora, se lo possiamo aiutare, dategliene una copia. Per il resto, siccome la princiotta dal 72, che è la data in cui è nata, ad oggi, quando fanno i dossier, spiegategli che potete trovare multe e tempeste, qualche rata di mutuo non pagata, qualche radicalizzazione Serit ce l'ho, ma non troveranno mai alcun collegamento con i poteri forti. Anzi, c'è un mio amico che mi chiama poteri nani quando parla con me, alla massoneria, alla criminalità organizzata. Queste sono tutte cose che a noi fanno sorridere, che non serviranno a screditarmi, perché io non vendo fumo, altrimenti non avrei avuto la credibilità né vostra e né della magistratura, per cui a me non riesce a screditarmi né lui e nel suo amico principe del foro, avvocato Fabio. Per il resto, io dite al sindaco Garozzo che anche questa volta, quando lui finirà questo circo mediatico che lo sta portando con grande sua soddisfazione nelle prime pagine dei giornali, quando si arriverà ai risultati, perché ahimè la convocazione è rapida, cioè lui venerdì dovremmo capire di che morte bisogna morire, quando questo circo sarà terminato, io come sempre, perché sono stata in questi 2 anni così forgiata che ho imparato ad aspettare, lo aspetto davanti al varco. E dunque vi dico, sia ai giornalisti che stimo e rispetto, sia agli addetti stampa garozziani camuffati da giornalisti, di essere cauti, perché l'epilogo di questo circo sarà molto ma molto pesante. Vi dico solo una cosa, questi qua sono colpevoli dell'80% dei divorzi italiani, con questi, e non solo dei divorzi italiani, anche della morte politica di molte persone. E siccome io ho a che fare non con un sindaco, ma con un coniglio della politica siracusana, ditegli che si impegna a salvarci la faccia, che passiamo come il comune più indagato d'Italia, anziché andare a fare il circo all'antimafia, perché lui non è un soggetto che può entrare all'antimafia. Ho terminato e non accetto domande su questo argomento. Vi dico che la mia prossima conferenza stampa sarà dedicata a questo argomento, ma prima il sindaco deve concludere il suo cerchio, che io chiamo circo. Torniamo, io lo sto aspettando davanti alla porta. Torniamo alla stessa. Allora, il comune scrive... No, scusa, prima di tornare alla stessa. Sono delle cose che lei non dice, ma che è giusto che dica. Io quello che devo dire. Posso? Spondi, non mi fa. No, no, lo dico per chi non sa che alcuni giorni fa, questo sfogo, anche se devo dire abbastanza garbato, duro ma garbato. Ma non anticipare. No, aspettiamolo da qualche parte, il nostro posso. Mi è data facoltà? Coniglietto, no. Nostro. Allora,
questo sfogo nasce dal fatto che alcuni giorni fa su una testata giornalistica nazionale, ma molti di voi l'hanno letto, Il Fatto Quotidiano, è uscito fuori un articolo in cui scrivono e si paventano delle ipotesi di quelle che potrebbero essere queste, diciamo così, questi rapporti, queste denunzie nel dossier del sindaco. Uno riguarda, lo dico per gli altri, per capire del perché di questa postilla finale che non fa parte. Ma non c'è bisogno, la capiranno al momento giusto. Aspetta, io invece ritengo che sia giusto spiegarlo. Oh, eccetera. Dopodiché, affettuosamente, non è il momento di anticipazione. Non è stata nessuna anticipazione, è uscito per dirgli che è uscito questa cosa. Si fa riferimento a buona fede e si fa riferimento a una vicenda che riguarderebbe una denuncia fatta da un pentito, se così dire. Perfetto. Allora, siccome c'è giustamente questa cosa, è assolutamente priva di fondamento sia a livello giudiziario che a livello etico, a livello morale, vicenda di 14-15 anni fa che è stata cancellata, che non esiste, e siccome questa lede la dignità non solo politica ma anche professionale, ecco il senso di... Poi sono d'accordo con lei, ho finito Simone, sono d'accordo con lei, per cui, come ho detto in premessa, questa conferenza stampa non c'entra nulla con la vicenda di cui stiamo parlando. Stiamo aspettando tutti, intanto lo sta aspettando il Partito Democratico, perché una dichiarazione di questo genere infanga tutto il partito e tutti gli iscritti, nessuno escluso, non c'entrano qui le componenti. Quindi io mi auguro, a questo punto mi auguro che davvero ci siano delle cose concrete. Se ci sono delle cose concrete, io sarò e saremo tutti al fianco di Garozzo, di chiunque altro, nel denunziare corruttori e così via. Se non ci sono, o sono cose manipolate o strumentali, ecco, ritorna a quello che diceva Simone. Io capisco. Ne parleremo dopo. La necessità di uno che non entra mai nel merito di un'indagine e di una chiusura di indagine, che gli è rimasto, che è talmente alla frutta che l'unica cosa che gli resta fare è screditare la Princiotta. Non ci riesce. E io vi sto dicendo che l'epilogo di questa storia sarà eclatante. Ne parleremo dopo. Io continuo a fare. Io so di che cosa stiamo parlando, ma ne parleremo dopo. Basta. Allora, torniamo alla stessa. Scusa, dato che stavate di dire le cose chiaramente, sta già un signore che mette la faccia, dato che il sindaco insomma, si sono se con il governo. Ma come categoria, essendo io vice segretario della sostanza, dei colleghi presenti saremo, quando si parla di giornalisti in maniera così determinata, così come si parla di determinati nomi, che sono delle certezze, parli con me, ti rispondo io. Sì. Non è che lanciate una cosa, è vero che chi se la sente, non è che dietro una sedice partiamo. No, ma io non ho timore di dire cose. No, sto dicendo, sai che detto così ma è indiscriminato, offende un'intera categoria, è vero che chi se la sente se la suona, però c'è cioè, anche chi essendo un giornalista si sente offeso da così. Allora ti posso dire che io personalmente, nonostante non ho la forza politica ed economica per avere la simpatia dei giornali, dico che la maggior parte dei giornalisti siracusani nei miei confronti credo di non aver mai subito grossi torti dalla maggior parte delle testate giornalistiche, in quanto riesco sempre ad ottenere i miei spazi, nelle mie conferenze stampa siete tutti presenti. È innegabile che quando faccio una mozione e mi sento su FM Italia intervistato solo il sindaco e la mozione a firma mia e senza contraddittorio, non dico della Princiotta che in FM Italia è censurata dagli anni da prima che facevo consigliere comunale, ma almeno di uno dei consiglieri che ha votato contro o a favore, insomma in genere il contraddittorio, ma attenzione, queste sono cose che io non è che dico solo qua, che io ho affrontato con Gianni Cataglia già prima. E allora è come quando mando un comunicato e qualcuno lo scrive senza manco metterci la firma o dice i consiglieri hanno o... Poi questo è un mio giudizio, per me c'è il giornalista e per fortuna siete la maggioranza che riesce a fare un articolo equo,
anche se poi nel proprio io è a favore di uno o dell'altro, ma riesce a non farlo trasparire, c'è il giornalista che per me è il megafono di Garonzo. Sarà, poi sai, tu apri il giornale, leggi anche qualche pubblicità e capisci forse perché. Perché una casa la a buttare tutti. Allora, se permetti, io a quei giornalisti dico, visto che qualcuno è presente, se volete agevolare il sindaco e gli volete portare una copia dei documenti, mi fate sta cortesia, perché io col sindaco non ci parlo. Io, il sindaco per email comunica con altri personaggi. Ho capito, scusa, perdonate, no, scusate, siccome tocca a me, parlo io, non bisogna. Questa cosa non pure. Perdonatemi. Mi è stata chiesta. Siccome la censura è meravigliosa, perché per la seconda volta la conferenza stampa è in diretta, aperta, tranquilla. Mi sembra che siano stati presenti a tutte le conferenze. Tu hai intervistato due volte il sindaco e due volte mi hai chiesto di intervenire e poi ti sei scordato di chiamare. L'ultimo, sì, vogliamo fare due. Nelle due conferenze più importanti già. Due su otto, facciamo due su otto, capitare. Siamo tutti soggetti umani passibili all'errore, giusto? Vabbè, è stata fatta la domanda, scusate. Non si può, si parla di me, permettetemi di prenderlo. Certo, però scusate, non spostiamo l'asse, è stata fatta una domanda legittima rispetto ad un'affermazione di Simona, ha risposto, quindi salvaguardando la stragrande maggioranza dei giornalisti, ma non è un attacco, è una presa d'atto. Ma tante cose, però se punto, si possono spiegare due, perché finché si ha solo un microfono si usa Facebook per attaccare, è facile, io francamente ho un rapporto tranquillo con Simona. Ne abbiamo anche parlato. E quindi posso anche dire le cose. Mi sembra strano parlare di censura a seconda conferenza stampa in diretta integrale. La censura mi pare quando tu non passi, non viene nominato, non ci sei. A tutte le conferenze, onorevole, le testimoni, ci siamo sempre stati, abbiamo fatto le interviste e sono andate le interviste integrali. Il riferimento, quest'ultimo, l'intervista con Garozzo era registrata, presa dal sito. Se permettete, nella mia discrezionalità, essendo direttore di Vestale, posso sbagliare un po'. Ma su, per esempio, la mozione di sfiducia, io do la notizia, racconto dell'opposizione, il commento dell'opposizione, da dove parte, e poi faccio sentire il commento del sindaco che bacchetta la sua maggioranza. Se permettete, per me quella rimane ancora informazione e non censura. Non mi racconta del fatto che aveva bacchettato, mi sono accorta di altre fesserie che ha detto, come quando mi ha detto dice che non è indagato e che non è mai stato raggiunto da avvisi di garanzia. Sì, ma se possiamo cambiare. Sono diventata stucchevole. Sono d'accordo, Gianni, basta. Hai avuto voce. Dovevo cambiare quando voi lo cambiate, perché ad esempio. Anche prendersela con un'altra persona che è seduta qui, è sempre che sono stati spazi concessi. Ma tu cosa stai facendo? Il difensore d'ufficio di qualcuno che non è stato nominato? No, io E allora continuiamo con la difesa. Posso, posso arrogare il diritto di chiudere questa partita dicendo scusate, Gianni. E poi c'è l'accusa, no, perché c'è la pubblicità. Il problema è questo, perché se i giornalisti vengono qui per fare un lavoro, voglio dire, siamo invitati a casa tua, voglio dire, giusto, siamo invitati qua a casa tua, quindi ci deve essere anche un tipo di approccio diverso. Quando già mi si dice gli si portano le carte al sindaco e gliele fate vedere, noi non siamo cioè portavoce di nessuno, perché anche io mi indispongo con un problema personale. Io non me la rivolto a te, ti è però diventa un problema di categoria, non credo. Allora, posso? No, ma Paolo. Non mi pare, Paolo. Scusa, vediamo la sta cosa, perché allora mi arrogo il diritto, questa è anche in casa mia, di poter chiudere questa cosa con due battute e poi do la parola a Gregorio per la domanda di merito. Allora, il rispetto, lo dico senza ironia, il rispetto che io ho nei confronti di tutti gli organi di informazione è assoluto. Io e Simona, ovviamente non parlo di lui perché è la prima conferenza stampa che partecipa e quindi non lo voglio aggregare, e il nostro rispetto ce l'abbiamo anche nei confronti di chi ha una linea, mettiamolo così, si può dire così senza che no, ma ci possiamo anche nascondere le cose se Paola vuole fare finta che la ricchetti di sé tutti i giorni. Fermati allora. Sto tentando di dire che il rispetto ce l'abbiamo anche nei confronti di chi ha una linea redazionale che esiste, perché se neghiamo questo
ci prendiamo in giro tutti, ci sono delle linee redazionali di questo organo di informazione, di quell'altro, che può essere più o meno vicino alle mie, alle sue posizioni, o più o meno vicino ad altre, ed è legittimo, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, c'è il rispetto nei confronti di tutte. Punto. Chiuso. Oh, allora. Passiamo alla stessa. Basta, Gianni. Allora, torniamo alla stessa. Stessa. Viene questa gara d'appalto. C'è il paletto dei 40 punti da raggiungere. Voi dite, noi non ce l'abbiamo, non partecipiamo. Perché le spese per partecipare erano enormi. Esatto. Allora, guarda caso c'è un'altra ditta che ha 23 punti e decide di partecipare. Intanto si fa notare la prima anomalia. Lei che ha i 23 punti decide di non partecipare, c'è una invece che decide di partecipare nonostante sa che c'è un paletto e quindi sarà esclusa. Quindi io mi chiedo, ma non è pacchiana questa idea di far passare una che non ha il diritto? Cioè, c'è un funzionario che guida questa gara, sì. E come può un funzionario in una maniera così banale superare l'ostacolo principale? Scusi, e mi chiedo, come mai voi, avendo appreso di questa non anomalia, e oltre che un'anomalia, non avete fatto una gara, un ricorso al TAR per bloccare la situazione? Posso rispondere io? Prego. Allora, intanto la domanda andrebbe rivolta ai funzionari e agli assessori. E poi, perché la domanda è pertinente, dici come mai si decide di fare una cosa così volgare o pacchiana, come la chiami tu, in palese violazione di un disciplinare di gara che è stata definita dallo stesso comune? Ed è la domanda che ci siamo posti. Ed è la stessa domanda che il presidente della cooperativa si è posta, tant'è che hanno fatto due cose nel pochi mesi dopo, anzi un mese dopo della giudicazione dell'appalto, hanno fatto l'esposto alla Procura della Repubblica, quindi sono andato oltre, e poi hanno presentato un ricorso in cui chiedevano l'annullamento in autotutela della gara. Quindi loro i passi li hanno fatti tutti tempestivamente. Punto. Quindi non so, è la legge che non li tutela. Nessuno ha partecipato alla gara e nessuno può fare ricorso al TAR. Noi il ricorso al TAR non lo possiamo presentare perché non abbiamo partecipato alla gara. Non essendo un gareggiante. Ho fatto quello che la legge pretendeva di fare. Sei fuori. Allora noi abbiamo fatto le due cose che ha spiegato Vito. L'esposta alla procura e al sindaco e a tutti i vari dirigenti, poi devo dire una cosa anche al signor Paolo, e tutti i vari dirigenti chiedendo in autotutela la sospensione di quella gara. Cosa che è stata inascoltata completamente. Non avevate il titolo per allora. Il discorso del dirigente che è presidente di gara è un funzionario dell'amministrazione comunale che noi abbiamo scritto alla procura anche, e di cui c'era anche l'UREGA, la commissione regionale, due componenti, uno tecnico e uno amministrativo, che dovevano prendere il bando e stabilire il punteggio. Al momento del punteggio hanno fatto 23 punti, il presidente della gara, che è funzionario del comune, obbligatoriamente doveva annullarlo. Invece non è stato così, perché evidentemente qualcun altro dei funzionari del comune che sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria ha inteso opportuno portare avanti questo discorso. Questa gara ha avuto un unico partecipante, per cui nessuno ha potuto impugnare al TAR. Ok, questo per quanto riguarda la gara. E riguardo invece quello che lei ha detto prima, quindi le tangenti, le regalie, sono state tutte le esposte alla procura della... È un altro esposto? No, sono tutti insieme, l'esposto è tutto. Voi l'avete fatto tutto in quest'unico atto ad agosto 2013. Mi approfondisce questo. Non posso perché c'è un'indagine giudiziaria.
Cosa vuoi sapere? Allora, hanno fatto richiesta di tangenti per continuare a prorogare questa azienda? Loro hanno pagato tangenti per tutti gli anni che per hanno lavorato mensilmente dal primo giorno, fatti il conto, dal primo giorno che loro hanno cominciato a lavorare fino alla fine. Nel 2000. Fino al 2015. Ma dal 2000 poi, cioè, questa continuità lavorativa come è avvenuta con proroghe, hanno fatto appalti, che allora, cosa? Glielo spiego io. Essendo noi lavoratori socialmente utili, c'era una legge nazionale, se se la vuole scrivere, la 468 del 97, la quale diceva ai comuni che potevano dare ai lavoratori socialmente utili in convenzione per 5 anni, con un'ulteriore proroga di 5 anni, tutti i lavori non dati precedentemente in appalto. E allora, noi, siccome venivamo da un'azienda in crisi ed eravamo lavoratori perché il più piccolo aveva 50 anni all'epoca, va bene. Allora ci siamo messi a lavorare, a differenza di tanti altri che potevano stare seduti al comune di Siracusa a leggerci il giornale, come fanno tutti, e prendere la cassa integrazione, l'integrazione regionale e l'integrazione comunale. E quindi voi dal 2000... La domanda non era di conoscenza, erano lavoratori di pubblica utilità, i famosi lavoratori che provenivano dalle aziende in crisi, esatto, e che sono state poi per piano stabilizzate e hanno deciso di costituirsi in cooperativa. Scusi, una domanda, visto che la denuncia dell'anno scorso, a che punto siamo dopo un anno? Stiamo aspettando. Stiamo chiedendo, infatti poco fa io ho detto in premessa che questa conferenza stampa serve anche per chiedere alla magistratura che completino e chiudano il fascicolo di indagine. I tempi non si possono mai conoscere, chiaramente la magistratura poi fare. C'è una domanda là sotto in fondo? Sì. In parte avete risposto però degli esempi sulle vessazioni. Infatti è quello che se poi la mia vecchia conferenza stampa portava trascrizioni con nomi, con importi, si parla di 1500 euro mensili a qualche funzionario, si parla di qualcuno che prendeva invece un budget tipo il 10% sugli affidamenti, dei lavori. Cioè voi dal 2000 al 2015 avete pagato soldi, fatto regali, assunto persone che non ve ne fregava. Sì. E siamo arrivati al 2015 quando è scoppiata la bomba con l'appalto. Sì. La bomba è scoppiata, veramente doveva scoppiare nel 2012, a gennaio del 2012. Perché? Perché l'appalto prevedeva che doveva essere fatto entro 6 mesi di gennaio 2012. Invece si è protratto per 4 anni, no, per 4 anni. Voi siete stati sotto ricatto dal 2000 al 2015? Perché non ha denunciato nel 2000, ad esempio? O nel 2001 o nel 2016? Perché eravamo un lavoratore. Stiamo parlando di una denuncia. No, ma eravamo lavoratori con 50 anni addosso. Oggi abbiamo 60 anni. Non potevamo rimanere lì. Senta, è vero che nella sua denuncia si parla anche di un bar, che ospita transazioni, che si sostituisce agli uffici comunali. C'è stato nella sua denuncia, mi risulta. Non l'ho fatto nella denuncia, però c'è stato nel periodo. L'ho fatto in una lettera anche allo comune. C'è stato nel periodo che le transazioni di compravendita dei giocatori, sì, invece di farle in albergo, lo facevano in bar. In un bar. E quindi il comune non c'entra, al massimo. No, è il bar che dobbiamo indagare. Che andava in bar, chiedeva ai ragazzi dove venivano a lavorare qua, loro portano i documenti che ci penso io. Le assunzioni si facevano al bar. Comunque è una maniera, come detto, moderna, certo, quasi renziana. Sì, certo, perché nel frattempo c'è la cosa. Anche perché lui sostiene che non li facevano quelli della stessa, ma li facevano. Ma perché secondo voi è stato fatto il bando? Cioè era solo per favorire quell'altra azienda? Non gliela puoi fare questa domanda, devi fare bene la denuncia. No. Non gliela puoi fare questo bando. Aspetta Simona, il bando così come è stato formulato l'ultimo, e poi dal quale poi è scaturito tutto il macello, è stato fatto solamente per favorire questa azienda subentrante perché già da noi gli rispondo io, permettere che gli rispondo, scusa. No, allora, perché non lo posso scusa, fare, no, ma non è...
No, infatti lei lo deve chiedere al firmatario del disciplinare, sì, del teatro, il dottore Vincenzo Miglio, non a me. Ma sai perché? In 15 anni, scusate un attimo, in 15 anni sono cambiati i funzionari, o quantomeno i dirigenti. Il disciplinare di casa, no, no, nei 15 anni intendo. Quelli interessati alla stessa, no. Ok, se quello della stessa è sempre lo stesso. Forse sono stati, hanno aumentato la carriera, sono diventati più importanti. Quindi stiamo parlando sempre della stessa persona che ha chiesto tangenti per 15 anni? No, anche altre persone. Altre persone, quindi la denuncia contro più persone. Sì. Ma ci sono, c'è una denuncia, c'è una cosa scritta. Scusate, un piccolo inciso. Questa conferenza stampa, la denuncia, non è contro l'impresa che ha vinto l'appalto. Sì, l'abbiamo capito. Ogni impresa fa il suo mestiere, il suo lavoro. Noi stiamo denunziando, lui e loro hanno denunziato delle, io le chiamo irregolarità o violazioni di norme e di legge. Punto. Poi perché lo hanno fatto bisogna chiedere la loro. Ma poi ascoltami, se il disciplinare di gara, se poi viene rispettato, ogni amministrazione fa il disciplinare che ritiene opportuno. Cioè, il problema è che poi i 40 punti sono diventati 23, ma non è il disciplinare fatto ad hoc, perché chi può fare un'accusa del genere? Nessuno. Il disciplinare viene fatto di gara, delle norme vengono stabilite, poi come bisogna farle rispettare, perché altrimenti loro avrebbero partecipato con i loro 30 punti. Ma domanda soltanto per sapere, con questa denuncia ha portato delle prove, non ne sto chiedendo ovviamente se ci sono intercettazioni e che cosa dice, ma ha portato delle prove o la sua testimonianza? Ma di quale? Il 40 che non è 23, è già una prova. No, parlando delle tangenti, no. Altre cose hai portato delle prove? Tutto documentato al risposto. Come alla voce bassa. Me lo fate parlare a Scariolo, per favore. Questo dirigente che lei ha denunciato, è un dirigente che lavora attualmente? Questi lavorano? Sì, tutti lavorano comunque. Ma chi sono questi dirigenti? Ah, Scariolo, io l'ho raccomandato. Quando esce fuori dal dottore, no, procuratore capo Giordano, ma mi scusi, più. Lei ha pagato quindi tangenti dal 2000 al 2015, dal 2015, giusto? Certo. Quindi, 2013. Ma a politici, esponenti politici o soltanto dirigenti e funzionari? C'è una denuncia fatta. Che è dato? Non stiamo dicendo i nomi, stiamo chiedendo se sono politici o sono funzionari. C'è una denuncia fatta. No, io non sto dicendo il nome del politico, ma se ci sono esponenti politici. Ma non glielo posso dire se ci sono politici o meno. Gli sto dicendo c'è una denuncia fatta. C'era nel 2015. Non l'ho fatta stamattina. No, però siccome lei ha detto dirigenti, giusto? Cioè, sì. Questo mi pare abbastanza chiaro. Io le chiedevo se oltre dirigenti, perché stiamo parlando della gara e chiaramente le gare le fanno i dirigenti. È chiaro che lui parla della macchina amministrativa. Volevo sapere se anche Gaetano non ti può dire altro. In questo non momento posso, non ti può dire altro. Poi magari nel prossimo futuro ne faremo un'altra conferenza, vediamo di poter fare un nome con gli altri. Accontento del dirigente e funzionario, punto. E la macchina amministrativa. Più o meno lei quanto ha pagato i tangenti? Quanto ha versato in questi 15 anni? Si fa questo? Certo, c'è un'indagine in corso, non le posso rispondere. 80.000, 100.000 euro. No, ma non gli posso rispondere. Allora, Gaetano, diciamo che il conto è pesante, perché se tu consideri che quando viene fatta una determina, che ti posso dire, fai questo perché capitano quei lavori extra, parte un 10% e dunque partono i 10.000 euro, e poi c'è quello che devi mantenere costantemente a 1.500 euro al mese perché ti deve far pagare la fattura, altrimenti la fattura si blocca e casualmente non viene pagata, e poi c'è quello che si viene a caricare la macchina di vino e chi sta venendo Natale, e poi c'è chi Luca si ci ruba la finestra a casa e ci facciamo l'infisso. Cioè, vuoi sapere altro? Ma in una conferenza stampa che cosa? Non è che siamo in procura. Ho capito, però diciamo, se uno dice... Parti a rileggere le trascrizioni che ho fornito io. Non so fin quanto combacio, quanto dici tu rispetto a quello che... Abbiamo finito? Perché detto, non è l'imprenditore... Non ho nessuna denuncia per calunnia e per diffamazione. Perciò vuol dire che sono denuncia. Hai detto che lui non è l'imprenditore, tirato in ballo... Non è lui. Stessa dinamica. Fine. Va bene, vi ringrazio, buona giornata.